comunque una nuova importante strumentazione soprattutto attesa all'ospedale San Donato di Arezzo, di cosa si tratta? Allora, si tratta della nuova PET TAC. Noi Arezzo ha una lunga tradizione di PET TAC, eseguiamo questo esame da 16 anni circa. La nuova macchina è una macchina veramente innovativa nel suo genere perché si tratta di uno strumento digitale. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, perché ce lo potrebbero spiegare gli ingegneri fisici, mi limito solo a dire che grazie alle caratteristiche costruttive della macchina, grazie al materiale che è stato impiegato e ai cristalli di registrazione, la macchina sensibile ha delle accortezze nei confronti del paziente veramente importanti, si riducono i tempi di acquisizione, quindi i pazienti si sottopongono ad esame non più con un esame di 30 minuti ma di 12, 13, 15 minuti, quindi questo va a vantaggio dei claustrofobici, va a vantaggio di coloro che vengono a fare l'esame che hanno dolori importanti, non dimentichiamoci che sono pazienti oncologici. Inoltre la maggiore sensibilità di questa strumentazione ci permette di utilizzare meno sostanza radioattiva, si può avere una contrazione, una riduzione del tracciante di oltre il 40-50% senza per questo inficiare la qualità dell'immagine, che poi l'immagine è quella sulla quale noi refertiamo. Direttore, stamattina la presentazione della nuova PET al San Donato, un macchinario che abbiamo solo in Toscana. Sì, un macchinario di ultimissima generazione, si tratta di una PET TAC digitale che fornisce risultati di migliore qualità in un tempo minore, quindi una grande macchina per un ospedale che conta di essere al top nella cura e dei malati oncologici. Direttore, ieri sono state praticamente rilevate le prime due varianti qui in provincia d'Arezzo del brasiliana e di inglese, com'è la situazione ora? Ma la situazione è quella di ieri, non abbiamo altre segnalazioni, dobbiamo tenere alta la guardia in generale al di là delle varianti, quindi indossare i dispositivi di protezione, mantenere le distanze di cortesia. In questo momento è particolarmente delicata la situazione perché stiamo vaccinando, ma la quantità di vaccini non ci consente in questo momento di coprire molta parte della popolazione. Anche l'assessore Simone Bezzini alla presentazione della nuova PET, questo significa che comunque la sanità toscana non dimentica gli altri aspetti della sanità, non c'è solo il Covid. Sì, non c'è dubbio, qui diamo un segnale anche rispetto alla prospettiva della sanità toscana, della sanità dell'area vasta sud-est e della sanità di Arezzo in particolare, perché con la presentazione della nuova PET si dà il senso che la sanità guarda al futuro anche oltre la vicenda del coronavirus, migliorando la propria dotazione tecnologica. Con la nuova PET si ottengono tre risultati: da una parte si migliorano le qualità delle prestazioni assicurate da questa nuova attrezzatura tecnologica, dall'altra si dà maggiore attenzione rispetto al paziente cittadino che deve sottoporsi ovviamente a determinati percorsi diagnostici, e poi si ottimizzano l'uso delle risorse. Quindi qualità delle prestazioni, attenzione al paziente, al paziente cittadino, e ottimizzazione dell'uso delle risorse. Così si irrobustisce la dotazione dell'ospedale di Arezzo e a servizio della città di Arezzo, del territorio e dell'intera Toscana.